Dove sono finito? Aiuto! Di piatti di chef Nunzio, io stasera non rinunzio, patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo terzo ed ultimo appuntamento che va a chiudere le nostre proposte per il menù di Natale. Due secondi particolari, due secondi eleganti, due piatti, entrambi a loro modo importanti, che stupiranno sia il vostro sguardo che il vostro palato. Abbiamo sfilettato un'orata e l'abbiamo avvolta in una pasta frolla croccantissima insieme ad un ripieno dolce ed avvolgente, creando così un contrasto davvero stupefacente. Ed altrettanto stupefacenti sono queste noci di capesante aromatizzate con un burro delicatissimo all'arancia, disposte sul letto dolce e salato di melograno, che danno a questo piatto una sinfonia di sapori altalenante e molto esotica. Ma andiamo a vedere come si preparano. La prima cosa da fare sarà preparare la pasta frolla salata che farà da crosta alla nostra orata. Setacciamo dunque la farina in una ciotola molto capiente, aggiungiamo il burro ammorbidito ed il sale. Incorporiamo bene il burro e la farina sgretolandolo con le dita. Quando sarà ben amalgamato aggiungiamo l'acqua e lavoriamolo fino ad ottenere un impasto sodo ed omogeneo che metteremo coperto in frigorifero per almeno un'oretta. Ecco a voi come sfilettare un'orata in maniera semplice e veloce, ottenendo il 100% della polpa. La prima cosa da fare è alzare la pinna pettorale in questo modo, tenendola alta, incliniamo il coltello che deve essere estremamente affilato, mi raccomando, a 45 gradi e cercando di seguire le branchie effettuiamo il primo taglio fino ad arrivare alla spina dorsale ma senza reciderla. A questo punto, seguendo con il coltello la pinna dorsale, incidiamo tutto il dorso del pesce fino ad arrivare alla coda. Allarghiamo adesso leggermente il ventre già tagliato del pesce, sempre seguendo la forma incidiamo fino ad arrivare alla coda. A questo punto possiamo trapassare la parte della coda con la lama appoggiandola alla spina dorsale. Solleviamo adesso la parte che abbiamo appena staccato, appoggiamo la lama nel senso opposto verso la testa e cercando di sentire sotto la lama la spina dorsale tagliamo il primo filetto fino ad arrivare alla testa. Ripetiamo la stessa identica operazione nell'altro lato del pesce. Adesso non ci resta che identificare le lische ventrali. Per farlo appoggiamo la lama su di esse e con delicatezza rimuoviamo le lische e la parte nera del ventre. Con l'aiuto di una pinzetta rimuoviamo le ultime spine, che dovrebbero essere 4-5 in generale. Infine rimuoviamo la pelle. È molto semplice, incliniamo il coltello a 45 gradi verso la pelle, tranquilli perché la pelle è difficile che si taglierà. Lasciamolo scivolare tenendo la lama sempre inclinata lungo tutto il filetto e alla fine capovolgiamolo e la pelle verrà via completamente. Ecco qui i nostri bei filetti puliti. Prepariamo adesso il ripieno. Tagliamo il finocchio in quattro parti e poi riduciamolo in piccoli quadrotti. Montiamo, sbucciamo e affettiamo finemente gli scalogni. Per farlo senza rischio teniamo, mi raccomando, le dita perpendicolari al coltello appoggiando la lama alla nostra stessa mano e facendola scorrere con delicatezza e con naturalezza.
Aggiungiamo il pan grattato alle verdure, il prezzemolo tritato, un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiustiamo di sale e mescoliamo il tutto per amalgamare meglio gli ingredienti. Riprendiamo la nostra pasta frolla che ha riposato, spolveriamo di farina una spianatoia e riversiamocela sopra. Tagliamola in due parti uguali e con un mattarello, infarinando bene il piano di lavoro, stendiamo una sfoglia dello spessore di mezzo centimetro. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra metà dell'impasto. Sulla seconda metà di sfoglia mettiamo uno dei filetti dorata e aggiustiamolo di sale e di pepe. Iniziamo ad aggiungere il nostro ripieno abbondante al di là del filetto stesso, cercando di mantenere però la forma di un pesce molto più grande rispetto al filetto di orata stesso. Sistemato con cura tutto il ripieno, mettiamo sopra l'altro filetto di orata, ma rivolto nel senso opposto in modo tale da avere un ripieno più uniforme. Riprendiamo la prima sfoglia e adagiamocela sopra. Cerchiamo di non fargli fare delle piegature e di seguire tutta la linea del contorno del nostro pesce pinzando con le dita i bordi. Arrivati a questo punto, tagliamo via l'eccesso della pasta con un tagliapasta. Assicuriamoci che i bordi siano ben chiusi e, se serve, diamo la forma al pesce. Il pesce così ottenuto, riversiamolo su una teglia con la carta forno. Riprendiamo l'eccesso della pasta e stiriamolo ancora una volta per ricavarne delle striscioline larghe 1 cm. Con un pennello spennelliamo leggermente di acqua il nostro pesce in modo da far aderire le nostre striscioline di pasta che andranno a decorare. Con una pallina realizziamo a questo punto l'occhio e poi iniziamo a incrociare le nostre strisce di pasta come se stessimo creando una crostata. Con la lama del tagliapasta realizziamo l'effetto della pinna caudale. Adesso ricaviamo un tuorlo da un uovo, tuffiamolo in un paio di cucchiai d'acqua, mescoliamo bene e spennelliamo bene la nostra creazione. Per realizzare l'effetto delle onde del mare attorno al nostro pesce e renderlo così più elegante, ritorniamo a realizzare altre strisce di pasta larghe 1 cm, 1,5 cm che arrotoleremo in questo modo dando l'effetto fusilli. Questi fusilli li andremo ad applicare attorno al contorno del pesce. Spennelliamo tutto con grande cura affinché venga di un colore dorato e lucido. Eccolo qui, molto carino, non è vero? Non ci resta che preriscaldare il forno ventilato a 180 gradi ed infornarlo per 40 minuti. Il tempo che il nostro pesce cuoce, prepariamo il contorno. Iniziamo montando e tagliando in due per il lungo una zucchina. Tagliamola a metà. A nostra volta poi realizziamo delle strisce di mezzo centimetro che capovolgendo taglieremo ancora a metà. Rigiriamo la zucchina dall'altro verso e iniziamo a realizzare la nostra mini dadolata. Ecco un modo veloce per pulire un peperone ricavandone la polpa senza la parte bianca e senza i semi. Appoggiamolo sul piano di lavoro e affettiamolo come se stessimo sbucciando un'arancia. Continuiamo facendolo girare ad ogni taglio. Ecco qui, tutto il resto è solo scarto. Tagliamo la polpa ottenuta prima per il lungo a striscioline, poi giriamola e riduciamola anch'essa a dadini. Sbucciamo una patata, tagliamola a metà per il lungo, facciamo delle striscioline, poi giriamo la patata dall'altro verso e riduciamola a dadini. Riversate tutte le verdure in una ciotola, condiamo con pepe nero da mulinello, un filo d'olio extravergine d'oliva, rosmarino in polvere e aggiustiamo di sale. Mettiamo una padella sul fuoco e non appena sarà calda aggiungiamo la nostra dadolata e facciamola cuocere per 8-10 minuti, saltandola e mescolandola di tanto in tanto. Trascorsi i 40 minuti necessari, la nostra orata in crosta è pronta. Guardate, ha una doratura davvero deliziosa. Sistemiamola su un tagliere, è meglio se con l'ausilio di un coltello elettrico o se non ce l'abbiamo a disposizione, va bene anche un coltello da pane. Facendo molta attenzione iniziamo a tagliarlo. Guardate, mi fermo solo un attimo per farvi osservare i colori all'interno del ripieno, sono davvero belli. Tagliamolo a strisce di circa 3 cm per tutta la lunghezza. Ora spostiamolo nel piatto in cui abbiamo deciso di servirlo. La nostra decorazione sarà anche il contorno, ma sistemato e posizionato in maniera molto particolare. Come prima cosa, adagiamo su un angolo un po' di valeriana e condiamola con sale, pepe e un filo d'olio d'oliva. Poi, con l'ausilio di 3 coppa pasta di misura differente o di forma differente, iniziamo a preparare delle torrette con la dadolata di verdure. Prima di tirare giù il coppa pasta, ricordiamoci di schiacciare con decisione le verdure al suo interno affinché rimangano compatte e non si disfino. Una volta realizzate le 3 torrette di misura differente, adagiamo su di esse ad esempio degli steli di erba cipollina, un po' di polpa di peperoncini sfilettati arruffati disordinatamente. Ecco qui un piatto originale, bello e dal sapore vi posso garantire unico.
Passiamo alla seconda interessantissima ricetta che vi proponiamo in occasione del vostro pranzo di Natale, le capesante in crema d'arance con melograno. Come prima cosa prepariamo il contorno di fagiolini. Per pulirli ci basterà spezzare le due estremità dei baccelli in questo modo. Ora un modo per cucinarli in modo semplice e veloce, senza che essi perdano il bellissimo colore che è nella loro naturale pigmentazione. Ci basterà, una volta puliti, mettere una padella sul fuoco, aggiungere una noce di burro e quando sarà caldo, riversiamoci dentro i nostri fagiolini. Lasciamoli sfigolare e insaporire nel burro con un pizzico di sale e pepe per qualche minuto. Dopo aggiungiamo meno di un mezzo bicchiere di acqua, sistemiamo i fagiolini affinché stiano immersi e lasciamo cucinare semplicemente fino a quando l'80% circa di acqua non si sarà evaporata. Semplicissimi, no? Tagliamo in due un'arancia e di una metà otteniamo nel succo. Una volta spremuto, filtriamolo. Ci servirà per realizzare il burro aromatizzato all'arancia. Con l'altra metà realizziamo quattro fettine sottilissime che poi useremo come decorazione. Incidiamo con il coltello il primo strato di buccia di un melograno, poi apriamolo forzandolo con le mani. Sgraniamolo facendo attenzione ad eliminare tutta la parte bianca poiché è molto amara. Mettiamolo via per adesso. Mettiamo una padella sul fuoco ed aggiungiamo il burro. Lasciamolo scaldare, ma evitiamo di farlo friggere. Infatti, prima che questo succeda, aggiungiamo il succo d'arancia, sale, pepe e poi mettiamo un pizzico di zafferano che contrasta l'acidità dell'arancia. Lasciamo cuocere per un minuto, poi spegniamo e riversiamo tutto in una salsiera. Deve essere tiepido al momento di servire. Finalmente è arrivato il momento di cuocere le noci di capesante. Mettiamo una nocina di burro in una padella molto capiente, portiamolo a un'alta temperatura e aggiungiamo ad una le noci di capesante. Quando le mettiamo in padella, schiacciamole leggermente con il dito facendole aderire perfettamente alla padella. Non appena iniziano a sfrigolare possiamo sollevare il dito. Ai lati della padella invece sistemiamo a scaldare i chicchi di melograno. Dopo circa un minuto le noci di capesante dovrebbero essersi dorate da una parte. Giriamole dall'altra parte e facciamole cuocere per 40-60 secondi ancora. Di tanto in tanto controllatele schiacciandole leggermente con il dito indice. Se notate che diventano troppo dure, tiratele immediatamente fuori dalla padella. Una volta cotte, riversiamole su un piatto provvisorio e velocemente, per evitare che esse si raffreddino, mettiamo nel piatto in cui li serviremo il letto di melograni che nel frattempo si è scaldato in padella. Aggiungiamo adesso sul letto di melograni le nostre noci di capesante a una distanza di 2-3 cm l'uno dall'altro. Tra una capesante e l'altra mettiamo un po' di fagiolini. Per terminare sulle capesante mettiamo una rosetta realizzata con la fetta d'arancia tagliata in precedenza. Solo al momento di servire riversiamo una buona quantità di burro aromatizzato all'arancia ed eccole qui, un piatto che si eleva tantissimo dalla banalità, dal sapore direi entusiasmante che si rinnova ad ogni boccone. E per questo video è davvero tutto, un video che va a chiudere le nostre proposte di pranzo di Natale che alla fine elencate risultano essere le seguenti. Come antepasto, gamberi al brandy, sardo in pastella e calamari fritti. Come primi, tagliatelle, tonno e melanzane e ravioli di pesce gatto e taccole. E per finire come secondi, la nostra orata in crosta croccante e le noci di capesante in crema di arance con melograni. Un menù, presumo, di tutto rispetto, pressappoco economicamente abbordabile, di piatti molto importanti, sempre all'insegna della genuinità, sempre con la massima ricerca del sapore e in questo caso alla massima ricerca dell'appagamento visivo ed olfattivo che dovrebbero accompagnarci e dandoci sensazioni speciali in un giorno speciale come questo. Mi auguro che questo menù vi sia piaciuto, Chef Nunzio vi augura anticipatamente un buon Natale e che il cibo sia solo uno splendido contorno della portata principale di questa festa, che è l'amore. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.
ma di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine.